Amici carissimi, ben trovati in Piazza del Popolo, nella piazza in cui si discute, si scambiano le idee e ovviamente si parla della politica locale, della politica di Manfredonia. Come ben sappiamo, da qualche settimana c'è finalmente un sindaco che governa la città, una amministrazione comunale, una giunta tra l'altro composta da tanti giovanissimi, come lo stesso consiglio comunale che è espressione davvero giovane, con i partiti della coalizione vincente, ma anche dall'altra parte ci sono delle novità importanti. Abbiamo in questa puntata, in questa occasione, il piacere di ospitare il vice sindaco, anche lui un giovane, un giovanissimo, 25 anni, ha studiato giurisprudenza a Bologna, si è laureato nella città dell'Emilia Romagna e poi è tornato a Manfredonia. Il suo desiderio era quello di tornare nella propria città per mettersi a disposizione della sua gente. Diciamo ben trovato a Giuseppe Basta. Salve a tutti, ringrazio Vincenzo per l'invito a questa trasmissione. Grazie Giuseppe, 25 anni abbiamo detto, sei un praticante avvocato, qualcuno potrebbe anche dire figlio d'arte, perché il tuo papà, che tra l'altro è stato consigliere comunale anche lui, ha svolge la professione di avvocato. Poi vedo che nella tua carriera, anche a livello di impegno giovanile, ci sta un puntino che dice sei stato scout o capo scout. Scout per 11 anni, non sono stato capo, però scout per 11 anni. Benissimo, quindi abbiamo pure da questa parte politica gli scout, non solo dall'altra parte politica. Sei stato il candidato di Forza Italia più suffragato, 350 voti che ovviamente ti sono valsi il primato nella lista di Forza Italia. Senza dubbio è stato un ottimo risultato elettorale, sia a livello personale, perché comunque 350 voti alla prima esperienza politica è un grandissimo risultato, con quello che poi è successo in un momento successivo, appunto, con la carica amministrativa da vice sindaco e da assessore alla transizione ecologica. Ed è stato un ottimo risultato, soprattutto a livello di lista, perché comunque Forza Italia è stata la prima lista in assoluto e il ruolo di vice sindaco deriva proprio da questo grande risultato di lista. E per questo ci tengo a ringraziare pubblicamente, in primis, il consigliere regionale Giandico Gatta, che ha coordinato tutta la formazione delle liste e ci ha seguito passo dopo passo durante tutta la campagna elettorale. E ci tengo a ringraziare tutti i candidati consiglieri comunali della mia lista, della lista di Forza Italia, perché comunque il risultato della lista e il risultato anche mio personale non è altro che la conseguenza della somma dei voti di tutti quanti, anche di chi non è riuscito ad essere eletto, quindi dal primo all'ultimo dei 24 della lista. Magari tutti potessero essere eletti, però chiaramente, come giustamente dici, tutti contribuiscono anche con un solo voto a fare il risultato, un risultato che davvero ha dato questa forza a Forza Italia, una forza che tra l'altro significa primo posto e prima in classifica come gruppo politico, come forza politica. Ovviamente assieme al partito di Forza Italia c'è stato anche l'exploit della lista Strada Facendo e questo è servito a portare in consiglio comunale una bella maggioranza compatta, tra l'altro anche composta da tantissimi giovani. Ci sono molte novità dal punto di vista politico e soprattutto ci sono tante donne che davvero contraddistinguono un passaggio che possiamo definire epocale. Come mai questo risultato con tante donne? Questa volta le donne ci hanno saputo fare, nel senso che hanno fatto le giuste combinazioni, si sono aggregate con i consiglieri probabilmente più suffragati. Sarà così? Io penso che il risultato elettorale fa capire che durante la campagna elettorale spesso si è discusso della questione cambiamento, forse non è vero, non sarà un vero cambiamento. Io penso che la composizione del consiglio comunale e della stessa giunta
non è altro che il risultato di quanto è stato annunciato in campagna elettorale dal sindaco, perché abbiamo sempre battuto molto sulla questione del cambiamento e abbiamo, penso, una delle giunte più giovani di sempre, perché io appunto ho 25 anni e sono vice sindaco, c'è Antonio Vitulano che è giovane, ma a prescindere dall'età abbiamo una giunta fresca, abbiamo una giunta in cui tutti sono praticamente alla prima esperienza e quindi il cambiamento non è stato solo annunciato, ma è stato rispettato anche quei fatti. E anche all'interno del Consiglio Comunale abbiamo la Presidente del Consiglio, penso, più giovane d'Italia, se non sbaglio. E abbiamo una forte presenza di donne e questo vuol dire che, a prescindere poi dalla questione combinazioni elettorali, vuol dire che le donne questa volta davvero costituiscono un valore aggiunto per il Consiglio Comunale. Abbiamo 7 donne all'interno della maggioranza, 3 all'interno della minoranza e questa pluralità anche a livello di genere non può che essere un valore aggiunto per noi amministrazione e per il Consiglio Comunale. Quindi è un consiglio comunale che può essere preso ad esempio quello di Manfredonia rispetto alle tante battaglie che vengono fatte sulla parità di genere, vengono fatte per tutelare le donne che si dice sono in minoranza. Inoltre poi ci sono 3 addirittura assessori donne che rappresentano anche loro quella bella novità che invece non c'è stata nel passato. Giuseppe, questo tuo desiderio di entrare in politica, da cosa deriva? Un impegno così improvvisato o meditato? No, allora, io da quando sono piccolo mi è sempre piaciuta la politica e mi sono sempre interessato alla politica. E forse, come hai detto in precedenza, il fatto che mio padre sia sempre stato impegnato in politica sicuramente mi ha influenzato da questo punto di vista. Sono sempre stato interessato alla politica, ma non alla politica attiva, alla politica di partito, anche perché poi, avendo studiato 5 anni a Bologna, essere attivo politicamente a livello locale mi è sempre risultato un po' difficile perché vivendo fuori avevo proprio difficoltà logistiche. La scelta di entrare in politica non è altro che la conseguenza della mia scelta di vita perché io mi sono laureato a Bologna e avevo l'opportunità di andare a fare la pratica forense altrove, anzi la mia famiglia mi aveva spinto ad andare a fare la pratica forense altrove. Sono io che invece ho fatto proprio una scelta di vita e ho deciso di investire prima di tutto lavorativamente su Manfredonia, sulla mia città, perché alla fine vedo sempre più spesso anche i miei stessi amici, la maggior parte dei ragazzi, che partono per studiare e non tornano più, perché trovano lavoro altrove e decidono di investire il proprio futuro o all'estero o al nord comunque. Quindi alla base della mia scelta politica c'è una scelta di vita. E dopo aver deciso di rimanere a lavorare qui con le elezioni imminenti, ho scorto questa opportunità e ho palesato la voglia di mettermi in gioco a tutti gli effetti, perché spesso si fa molta retorica sulla questione che i giovani devono cambiare la situazione, perché la situazione non è delle più rose, sia a livello cittadino, sia a livello nazionale, comunque la situazione non è delle migliori. E si parla sempre del fatto che i giovani debbano essere il motore per il cambiamento. E penso che sia arrivato proprio il momento di sporcarsi le mani ed è stato questo il motivo che mi ha spinto a entrare in politica. L'ho fatto ovviamente in Forza Italia perché è un partito di centrodestra che è sempre stata, diciamo, la mia corrente politica è sempre stata quella e probabilmente mai cambierà. E ho trovato appunto nel partito di Forza Italia prima e poi anche nella figura del candidato sindaco Gianni Rotice, un insieme di situazioni ideali proprio per la mia crescita personale e anche per i miei ideali, perché da un punto di vista proprio prettamente di partito, Forza Italia comunque rappresenta quelli che sono sempre stati i miei ideali, ma anche la figura del candidato sindaco Gianni Rotice, quindi la figura di un imprenditore che probabilmente se non uno dei più grandi imprenditori a livello locale e non solo, che decide di investire, che decide di cercare di fare qualcosa di concreto per la propria città. Ed è un qualcosa di, secondo me, di importantissimo, perché comunque cioè, fa capire in anticipo quale sia la serietà e la voglia di cambiamento e la voglia di rendersi utile per la propria città da parte di un candidato sindaco, che quindi non va ad essere sindaco per degli interessi personali, anzi, secondo me, in teoria avrebbe avuto tutto da perdere. Quindi è stato questo insieme di situazioni che mi ha spinto a fare questa scelta che,
mi ha fruttato degli ottimi risultati, almeno momentaneamente. Sì, infatti, davvero ottimi risultati. Tra l'altro, quello che stai dichiarando è molto importante. Questo manifesta anche all'esterno quella stima che c'è da parte di coloro che hanno affrontato questa avventura elettorale con Gianni Rotice, per Gianni Rotice, e vedo che quello stesso entusiasmo che c'era durante la campagna elettorale è come se non fosse mai finito, perché effettivamente è davvero un momento aggregativo molto molto bello quello che si vive a Palazzo San Domenico quando si assiste alle vostre riunioni, quando si assiste ai consigli comunali, quando si assiste a quelle che sono le attività o gli impegni della coalizione. Davvero ti faccio i complimenti. Grazie. Giuseppe, sei anche stato indicato ovviamente come vice sindaco, lo abbiamo detto il perché, anche come assessore alla transizione ecologica. Che cosa comporta questa delega così importante e allo stesso tempo davvero impegnativa, perché ti tiene impegnato sicuramente tantissime ore durante la giornata? E come la domanda che vorrei aggiungere è questa: hai ancora il tempo per fare pratica forense? Riesci a trovarlo? Hai messo un po' da parte in attesa adesso di carburare anche con questo nuovo impegno? Allora, parto da un presupposto. Nel momento in cui siamo stati individuati noi sette della giunta come futuri assessori, il sindaco ci ha chiesto un impegno H24 e totale dedizione alla causa. Quindi io, già da prima di essere nominato assessore, ero a conoscenza dell'impegno che avrei dovuto metterci in questa carica. Quindi parto dall'ultima domanda. Momentaneamente mi sto concentrando al 100% sulla carica di assessore, però ovviamente cosciente del fatto che il lavoro deve essere sempre al centro dei miei obiettivi, quindi è necessario adesso concentrarmi al 100% sull'assessorato, e così sarà per tutti, mi auguro, per tutti i 5 anni. Però magari col tempo, prendendo anche un po' meglio le misure, rendendomi conto meglio di tutte le situazioni, si riusciranno anche a far coincidere entrambe le cose. Per quanto riguarda la delega, senza dubbio quella della transizione ecologica è una delega importantissima, ma il ruolo stesso di assessore mi responsabilizza tantissimo, ma al tempo stesso mi dà sempre più voglia di fare, perché comunque, lo dice il termine stesso, transizione ecologica rappresenta il presente e il futuro. Anche il fatto che non si chiami più assessorato all'ambiente, ma assessorato alla transizione ecologica, in modo da uniformarci un po' a quello che è il Ministero a livello nazionale, fa capire l'importanza di questa delega. Anche per quanto riguarda il PNRR, uno dei settori in cui potenzialmente arriveranno maggiori finanziamenti e su cui a livello nazionale, a livello europeo, a livello comunitario si è deciso di investire maggiormente, è proprio quello della transizione ecologica e quindi della lotta al cambiamento climatico e tutto ciò che ne concerne e ne consegue. Per quanto riguarda, diciamo, il settore ambientale, il lavoro da fare è tantissimo e me ne sto accorgendo. È poco più di un mese che ci siamo insediati come giunta e sto lavorando veramente 24 ore al giorno, posso dire praticamente 24 ore al giorno, perché anche uno degli obiettivi dell'amministrazione e del sindaco è quello di rendere Manfredonia una città maggiormente vivibile, il più vivibile possibile. Quindi, avendo tra le mie deleghe quella del decoro urbano e quella della gestione del ciclo dei rifiuti, si può immaginare che il lavoro da fare è tanto, e penso che si stia vedendo anche, perché per quanto riguarda il decoro, e sto parlando degli obiettivi più a breve termine, di più immediata rilevanza e visibilità, per quanto riguarda infatti il decoro urbano, si può vedere che comunque c'è una squadra di LSU che ci tengo anche a ringraziare pubblicamente, che lavora davvero ogni giorno, sta seguendo ogni tipo di disposizione che io gli sto dando e si sta cercando di fare il possibile, anche con i mezzi che abbiamo a disposizione, perché lo sappiamo, siamo un comune che per fortuna abbiamo scongiurato il dissesto, però siamo in predissesto, abbiamo un piano di riequilibrio finanziario, quindi abbiamo dei margini di manovra per ora molto stretti, e quindi dobbiamo fare tutto quello che dobbiamo fare con le risorse che abbiamo a disposizione, e ce la stiamo mettendo tutta proprio per ridare una certa dignità a Manfredonia. E ci tengo anche a sottolineare, perché a volte mi è
sono arrivate alcune critiche dicendo state pubblicizzando l'ordinario. Proprio il nostro obiettivo è quello di far tornare ordinario quello che al momento è diventato straordinario, perché stiamo ridando cose che fino a poco fa non c'erano più materialmente, che la cittadinanza ci ha chiesto in campagna elettorale e noi stiamo cercando di rispettare. Al tempo stesso, anche per quanto riguarda la pulizia, il nostro obiettivo è quello di avere la maggior collaborazione possibile con l'ASE, che gestisce appunto i rifiuti, è un'implementazione del servizio, il cercare di rendere servite nella maggior misura possibile anche le zone meno servite adesso, quali possono essere le periferie, quale può essere la Riviera Sud oppure la frazione montagna. Quindi il rendere Manfredonia vivibile a 360 gradi e in tutte le sue parti, quindi non esclusivamente il centro o esclusivamente determinate zone, ma Manfredonia nel suo complesso. Poi, esclusi i discorsi di più a breve termine, ovviamente, come ho detto prima, anche grazie al PNRR sicuramente avremo l'opportunità di progettare a medio e a lungo termine, e dobbiamo essere bravi noi prima di tutto a intercettare i fondi che arriveranno e poi a sfruttarli, perché comunque non è scontato, c'è bisogno di idee innovative, di una progettazione seria e ben stabilita con i giusti passaggi. Non si può pretendere che ci sia un cambiamento radicale immediato, c'è bisogno di fare i passi gradualmente e sicuramente i margini per i miglioramenti e per gli obiettivi che ci siamo prefissati ci sono tutte le possibilità per raggiungerli con il duro lavoro e il sacrificio, ma sicuramente io sono fiducioso che possiamo raggiungere determinati obiettivi. Benissimo, è un piacere ascoltarti. Grazie. Giuseppe, davvero. Tra l'altro mi hai anche preceduto nella domanda che avrei fatto subito dopo, però hai anticipato parlando di quell'ordinario che è diventato straordinario praticamente, visto che non veniva fatto da tantissimo tempo, forse da qualche anno. Quindi una città che sta davvero avendo dei risultati dal punto di vista del decoro urbano ben visibili. Abbiamo visto come in questi ultimi giorni ci sono stati molti interventi sul verde, con tanto impegno da parte dei lavoratori socialmente utili, per i quali vi state anche tanto impegnando con quelle che sono, sappiamo, le aspettative di stabilizzazione di questi lavoratori, che meritano sicuramente di essere stabilizzati, e questo sarebbe anche un grande risultato per questa amministrazione, visto che l'avrebbero potuto fare gli altri, ma invece non è stato fatto. Quindi va a merito anche questo. Abbiamo visto anche che nella zona di quartiere periferico di Monticchio, detto così perché è una piccola monte, per questo viene chiamata Monticchio, molti non sanno poi effettivamente l'origine di questo nome, è stato fatto un intervento straordinario anche per rendere più decorosa la struttura dell'ex nautico, che tra l'altro leggevamo nei giorni scorsi dovrebbe essere adibita a caserma dei carabinieri probabilmente, o comunque sicuramente sarà utilizzata per scopi che vanno dall'ordine pubblico alla protezione civile. Quali sono diciamo le aspettative anche rispetto a questa struttura, che dovrebbe essere praticamente abbattuta e ricostruita, vero? Sì, assolutamente. Per quanto riguarda gli interventi del verde pubblico, cioè, quella è stata proprio una richiesta mia personale da assessore alla transizione ecologica, perché da sempre, cioè ormai penso, non ho idea di da quanti anni non si svolgesse un'operazione del genere, perché comunque inizialmente io ero convinto che la competenza dell'ex nautico fosse di carattere provinciale. Invece poi, all'esterno. Invece poi, quando mi sono insediato, ho chiesto e il mio ufficio mi ha dimostrato subito disponibilità a pulire quella zona, quindi a tagliare l'erba, anche perché parliamo più di, oltre che di decoro urbano, anche di sicurezza, perché comunque quella è una zona abbandonata in cui magari i ragazzi entrano di notte, vanno lì, ho visto con i miei occhi gente che appiccava fuochi eccetera eccetera, sì, sì. Quindi comunque parliamo di un intervento che potenzialmente è semplicissimo, che però non era mai stato svolto. Tolto questo discorso, proprio per quanto riguarda gli interventi di manutenzione del verde, comunque quella dell'ex nautico è una questione che va avanti da tanti anni e che finalmente, grazie al lavoro
In questo caso, grazie a un finanziamento ottenuto quando c'era anche la commissione straordinaria, ma grazie al lavoro dell'assessore ai lavori pubblici e dei tecnici, si ha in progetto di rivalorizzare di rivalorizzare un edificio che sì, dovrà essere abbattuto e poi ricostruito, e di rivalorizzarlo perché comunque è un patrimonio che noi abbiamo e che è un peccato lasciare lì inutilizzato e sprecato e abbandonato a se stesso. Comunque questo rientra proprio nel discorso complessivo che è intenzione di fare questa amministrazione, ossia di quello di sfruttare tutte le potenzialità che ha la città di Manfredonia, a partire appunto dal singolo edificio che magari è abbandonato da decenni, per passare magari all'abbattimento di barriere architettoniche, di un'apertura al mare e quindi anche di ragionamenti di più ampio respiro. Benissimo, quindi abbiamo preso come esempio quello dell'Istituto Nautico, ma sicuramente auspichiamo che ci possano essere interventi su tante di quelle strutture abbandonate che invece necessitano, se possibile, necessitano di essere recuperate, perché chiaramente se c'è la possibilità di recuperare vengono recuperate, se altrimenti, come nel caso dell'ex Istituto Nautico, saranno abbattute, ma nella stessa area sarà una nuova costruzione, ovviamente con tutti i criteri collegati a quelle che sono le normative in vigore. Transizione ecologica, come dicevi tu, vuol dire impegno, vuol dire impegno per non solo per il decoro urbano, ma impegno collegato a quelle che sono le finalità o gli obiettivi della cosiddetta Agenda 2030, che sappiamo prevede città a misura d'uomo, città vivibili, città inclusive, città che possano rappresentare la cosiddetta convivialità del futuro. Riguardo ai progetti di Agenda 2030, che tra l'altro lo voglio ricordare, vengono svolti regolarmente nelle scuole, quindi sono convinto che più in là ci sarà la possibilità anche di interfacciarsi con quelle scuole che stanno svolgendo i progetti di Agenda 2030, potrà fare qualcosa in comune. Dicevo, riguardo alla cosiddetta Agenda 2030 e quindi con quelli che saranno i fondi che arriveranno attraverso il PNRR, potrà essere per la città un nuovo aspetto, un'idea, non dico futuribile o futurista, però un'idea che guarda al futuro: abbattimento totale delle barriere architettoniche e tra l'altro accessibilità per chiunque. Più che futuribile, proprio una città sostenibile a tutti gli effetti e a misura d'uomo, come hai detto tu precedentemente. Quindi Manfredonia ha tanto potenziale, abbiamo un lungomare che non è minimamente sfruttato, abbiamo appunto il mare in sé per sé che è sfruttato molto relativamente, abbiamo una città che anche dal punto di vista ambientale potrebbe offrire tante opportunità, perché poi oltre al mare non dimentichiamo che comunque siamo sempre sul Gargano, quindi una città che potrebbe attirare con i giusti investimenti e con i giusti cambiamenti un sacco di turismo, che potrà essere turismo appunto del mare, potrà essere turismo anche per quanto riguarda le attrazioni, quindi locali, divertimento, turismo per quanto riguarda il turismo culturale poi, perché comunque parliamo di una città che ha una grande storia, basti pensare al castello che quest'anno nelle festività è stato finalmente valorizzato grazie all'associazione Partita IVA, ma parliamo anche di una città che ha gli scavi archeologici, che ci tengo a sottolineare sono molto incentivati da questa amministrazione, dal sindaco Gianni Rotice, guidati dal professor Giuliano Volpe, e che potranno costituire un fiore all'occhiello del turismo che verrà in questa città, perché l'ho detto già in un intervento in cui ho sostituito il sindaco in veste di vice sindaco. Spesso è vero, la basilica di Tresoldi è una bella opera, non c'è ombra di dubbio, ma è assurdo che i turisti debbano venire a vedere la basilica di Tresoldi quando abbiamo un patrimonio archeologico di quel livello a Manfredonia. Manfredonia è famosa in tutta Italia proprio per il patrimonio archeologico che ha, quindi Manfredonia dovrà essere brava a valorizzare ogni aspetto, quello che c'è, quindi l'aspetto storico e l'aspetto del mare, ma dovremo essere bravi noi come amministrazione a valorizzarlo
e a creare nuove opportunità sia per il turismo sia per i cittadini che abitano Manfredonia, che vogliono che Manfredonia sia valorizzata e sia maggiormente vivibile e a misura d'uomo. Ecco, io credo proprio questo passaggio che hai fatto sul turismo, vendere il prodotto turistico della città, ti porterà senz'altro a dover collaborare con chi ha la delega sul turismo, per cui senz'altro ci saranno tante possibilità. Dicevo, come lo vedi questo rapporto con la città? Tu sei un giovane, ti sei affacciato un bel giorno in politica, sei riuscito ad ottenere questo bel risultato elettorale e chiaramente hai dovuto a un certo punto metterti fuori, affacciarti e quindi interfacciarti con i tuoi concittadini. Che tipo di impressione ti ha fatto la gente per strada, perché ho visto che siete stati anche molto in mezzo alla gente? Allora, senza ombra di dubbio, prima della campagna elettorale, cioè prima e anche durante la campagna elettorale, la gente era stanca, perché il primo sentimento che si vedeva negli occhi e nelle parole della gente era una sensazione quasi di sconforto, come a dire: non lo so se potrà mai cambiare qualcosa. Adesso la situazione si è ribaltata, perché la gente ha riposto fiducia in noi e si vede ogni giorno anche negli attestati di stima che riceviamo, per ogni piccolo intervento, per ogni gesto che può essere dal più complicato anche al più semplice intervento o al gesto che noi facciamo, la gente è entusiasta e ha molta fiducia in noi, e noi abbiamo tutte le intenzioni di ripagare la fiducia che riveste in noi. E proprio su questo argomento ci tengo a sottolineare una cosa. Io non so come funzionava prima, onestamente, però noi siamo veramente aperti a tutti. Basti pensare che io e molti altri assessori non abbiamo messo neanche gli orari di ricevimento al pubblico, perché quando viene qualcuno mi chiamano dall'ingresso del comune, se io non sono in riunione io ricevo la gente, noi stiamo ragionando in questo modo. Fai benissimo. E poi ovviamente se mi viene posto un problema, se è risolvibile ovviamente si cerca di trovare la soluzione, se non è risolvibile con estrema sincerità noi diciamo che non è il momento, che non ci sono le opportunità, che non ci sono le possibilità, perché penso che sia fondamentale per noi come amministrazione essere trasparenti nel bene e nel male, perché è quello che poi chiede la gente, la trasparenza e la sincerità. Ed è proprio quello l'obiettivo che deve essere quello della nostra amministrazione, ossia quello di riavvicinare il cittadino alla politica, all'amministrazione, perché l'amministrazione nell'ultimo periodo è sempre stata vista come quasi come un ente astratto, come un ente inarrivabile, quando in realtà non è così. L'amministrazione non deve essere altro che lo strumento attraverso cui i cittadini possano risolvere le proprie difficoltà e possano risolvere i propri problemi. Noi dobbiamo essere totalmente al servizio della cittadinanza. Benissimo, ho estrapolato un passaggio nelle tue parole: il coraggio di non illudere le persone, perché questo è molto importante, cioè non si possono prendere in giro le persone promettendo quello che non si può promettere, per cui fate bene eventualmente, nella ipotesi in cui determinate problematiche non possono essere risolte, a dire chiaramente come stanno i fatti, anche perché fino a un certo punto si può illudere la gente. Giuseppe, io credo che questo vostro rapporto con la città porterà davvero dei buoni frutti, sono convinto di questo, anche perché quella voglia di cambiamento che era stata manifestata esclusivamente con il voto, ma adesso anche con le azioni, sta a dimostrare che effettivamente si vuole dare una svolta a questa città. Chissà la volta buona che davvero questa svolta possa tranquillamente durare anche un bel po' di anni, perché è giusto che quando c'è alternanza ci deve essere alternanza da entrambe le parti, non l'alternanza solamente delle persone che stanno solo ed esclusivamente in una coalizione. Io credo di aver un po' sviscerato quello che è il tuo sentimento. Con i tuoi amici, con le persone che ti hanno sostenuto, con i tuoi compagni di battaglia o diciamo con i tuoi amici, quelli che ti hanno dato il supporto, adesso che tipo di rapporto avete? Non è cambiato minimamente, perché alla fine io penso che quello che ero prima del voto sono rimasto anche dopo il voto, anche dopo che, sì, è vero, sono il vice sindaco di Manfredonia, sono l'assessore alla transizione ecologica,
Però questo sì, all'interno del comune sono l'assessore, sono il vice sindaco, però con i miei amici all'esterno il rapporto personale con i miei amici Giuseppe resta basta. sempre lo stesso, resto Giuseppe, come ero prima, resto adesso. Benissimo. Ascolta, un argomento che tra l'altro era stato trattato anche con il sindaco Gianni Rotice in una recente intervista e che tra l'altro è stato rimesso in circolo ultimamente con le parole dette da qualche altro esponente politico, è l'argomento che viene trattato quasi sempre, quello della questione Energas. Ci sono novità riguardo a questo? Voi avete detto espressamente no, non siamo ovviamente più disponibili per questa soluzione, non siamo più disponibili perché il comune ha manifestato attraverso i suoi elettori con un chiaro referendum un no esclusivo, la regione alla stessa maniera si è espressa con la stessa volontà del comune di Manfredonia, ma sembra che qualcuno voglia creare incendio o in qualche maniera voglia gettare benzina sul fuoco. Che cosa mi dici con questa questione dell'Energas? Se ci sarà una parola fine, se ci sarà un punto e basta, sei tu basta, oppure ci sarà ancora da discutere nel corso dei prossimi mesi? Allora, su Energas occorre fare un po' di chiarezza. Allora, parto da un presupposto. Noi come amministrazione siamo categorici sul no ad Energas, quindi questo è il punto di partenza prima di ogni altro tipo di considerazione. Praticamente per quanto riguarda Energas è in corso un procedimento di rimessione ex articolo 14 quater della legge 241 del 1990, ossia il governo, il Consiglio dei Ministri dovrà decidere perché ci sono una serie di pareri discordanti per quanto riguarda Energas. Noi abbiamo tenuto già una conferenza con tutti gli enti interessati, quindi c'eravamo noi, c'era la regione, l'autorità portuale, la sovrintendenza e proprio il, diciamo, c'erano dei referenti del MISE, e in data 22 dicembre, e ne terremo un'altra che non è altro che il proseguimento della prima videoconferenza che abbiamo tenuto a inizi febbraio. Quello che è emerso da questa conferenza è che tutti, cioè noi, la regione, la stessa autorità portuale, siamo contrari ad Energas. Quello che ci ha chiesto il governo, il Consiglio dei Ministri, è semplicemente quello di fornire delle motivazioni tecniche, perché non basta dire la cittadinanza non vuole, ma di fornire delle motivazioni tecniche. La regione ci ha pensato partendo da un grande presupposto, ossia che la regione ha approvato con una legge regionale del 2019 un regolamento per quel che riguarda le fonti energetiche che vanno sempre di più verso un'impronta green e basata sull'idrogeno, quindi Energas, essendo un impianto basato sul GPL, sarebbe a dir poco anacronistico all'interno della politica adottata dalla regione e per certi versi anche della politica che sarà adottata col PNRR, perché sì, è vero, fino al 2030 il GPL per certi versi può ancora risultare un tipo di energia utilizzabile, però al tempo stesso dal 2030 in poi diventerà obsoleto anche per quanto riguarda la politica europea e quindi di conseguenza la politica nazionale. Quindi facendo anche una considerazione di tipo più tecnico, ok, ora ci approvano Energas, per costruire un impianto del genere ci vorranno anni e quindi andare a rovinare un territorio come quello di Manfredonia per poi un impianto che possa avere come utilità quello di 3-4 anni. Vabbè, oggettivamente... ma poi, scusami se ti interrompo, chi lo deve costruire? Se Menale già ha espresso in maniera esplicita che non è più neanche appunto interessato. Poi al tempo stesso anche la stessa autorità portuale si è dimostrata contraria, anche perché la stessa autorità portuale ha l'obbligo di adottare un regolamento sulle fonti rinnovabili in cui non rientra il GPL e ha anche palesato la volontà di attrarre altri tipi di investimenti per quanto riguarda la zona e non di certo l'Energas. E poi ci siamo espressi noi come comune e abbiamo sottolineato ovviamente il discorso che il referendum ha visto il 95% di no, quindi la popolazione si è espressa in maniera più che chiara. Al tempo stesso, con un impianto del genere si andrebbe a distruggere, da un lato ci sono comunque dei pareri paesaggistici e urbanistici da sempre negativi, e su cui, che è vero, non sono vincolanti, però
fanno capire come l'impianto andrebbe ad impattare in maniera notevole sull'ambiente e sul territorio. Al tempo stesso si andrebbe anche a distruggere per certi versi una parte fondamentale della nostra economia e del nostro turismo, che come ho detto in precedenza è un turismo che dovrà essere basato sul mare e sulla cultura, perché poi l'elemento su cui noi amministrazione ci stiamo soffermando maggiormente, visto che ci hanno anche chiesto, diciamo, dei dati tecnici e delle motivazioni tecniche al nostro diniego, è proprio quello che il viadotto, che dovrebbe essere di 12 km, di cui 5 diciamo sottomarini e 7 sotterranei, andrebbe a toccare la zona interessata dagli scavi archeologici a Siponto, su cui questa amministrazione sta investendo tantissimo, e quindi ci sarebbe un vero e proprio conflitto tra le due cose. Quindi noi ci auguriamo che a livello di governo non prendano questa decisione scellerata. E noi ci batteremo fino all'ultimo istante affinché questo sia un no ad Energas e resti un no ad Energas. E in caso contrario, io l'ho detto anche in un'altra dichiarazione, io personalmente, penso anche l'amministrazione, siamo disposti anche ad andare allo scontro, perché Energas non deve farsi a Manfredonia e siamo convinti di questo. Vabbè, io mi auguro anche che chi sostiene questo governo, e se non sbaglio ci sono due o tre deputati di Manfredonia, si mettano pure loro di traverso per non semplicemente per fare polemica, ma quantomeno per contribuire a concretizzare questa causa comune, perché poi è una causa che riguarda tutta la città, tutti i cittadini di Manfredonia, a prescindere poi dalle motivazioni o dalle colorazioni politiche. Esatto. Giuseppe, è fondamentale che ci sia molta sinergia all'interno della giunta comunale, che ci sia molta sinergia con il consiglio comunale, con la città. Voi in questi pochi giorni, in queste poche settimane, state dimostrando questa bella novità, questa grande novità. Hai detto che sei impegnato 24 ore su 24. Chiaramente ci auguriamo che ci sia la possibilità di ottenere qualche ora per riposarti, perché davvero state dando una buona impressione, impressione che si concretizza con quelle che sono le cose visibili da parte dei cittadini. Una prospettiva futura, questa idea di città, questa idea di un'amministrazione che vuole cambiare completamente, dando la possibilità a chiunque di entrarci, di collaborare, di contribuire, perché è stato detto più spesso anche dal sindaco Gianni Rotice, se ci sta voglia di collaborare, noi accettiamo tutti, accettiamo chiunque, non occorre avere degli incarichi, non occorre avere delle cariche politiche, ma se c'è buona volontà, c'è questo impegno e quindi tutti possono eventualmente contribuire. Avete pensato a qualche idea innovativa che possa essere una novità per Manfredonia da realizzare anche nel breve termine? Tu prima hai parlato di lungo termine ed è giusto anche che si facciano questi discorsi, perché il lungo termine sono 10 anni di amministrazione Rotice. Il breve termine, nel breve termine, qualche opera o qualche realizzazione che può essere concretizzata o qualche idea che può fruttare al cittadino anche occasioni di lavoro, creare un indotto e creare eventualmente possibilità Nel occupazionali. breve termine penso all'impegno che ci sta mettendo questa amministrazione per risolvere la questione Comparti, ad esempio, che è una questione irrisolta da anni, 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 e noi ci stiamo battendo, cioè ci stiamo impegnando come amministrazione sin dal primo giorno per quanto riguarda questa situazione. Oppure posso pensare alla questione case popolari, perché comunque, come hai detto tu prima, la nostra idea è quella di una città partecipativa in cui nessuno venga lasciato indietro, e quello è gli sforzi che ci stiamo mettendo per quanto riguarda la questione case popolari. È stata assegnata una casa popolare dopo tantissimi anni a una persona in graduatoria, non so se fosse stato. Questo è Se... welfare, per cui Esatto. si va in questa Quindi, direzione. appunto, il nostro obiettivo è quello di non lasciare nessuno indietro e di. Perché sì, è vero, io ho parlato di progetti a lungo e medio termine perché per quel che riguarda un vero e proprio cambiamento
al volto della città, però noi ovviamente per quello che si riesce, per quelle che sono le possibilità che abbiamo, perché poi anche, c'è anche da dire, come ho detto prima, siamo sinceri, le difficoltà ci sono, però ce la stiamo mettendo tutta anche per dei risultati concreti e immediati in ogni ambito. Basti pensare anche per quanto riguarda ad esempio l'assessorato alle attività produttive, che si sta pensando allo sportello per quanto riguarda le imprese, eccetera. Quindi noi anche per quel che riguarda degli interventi immediati ci stiamo muovendo anche da questo punto di vista, senza ombra di dubbio. E le zanzare che arrivano, che si mettono intorno, eventualmente quelli che contrastano, quelli che danno fastidio. Non parlo esclusivamente delle opposizioni, perché le opposizioni fino a un certo punto fanno anche il loro dovere, contribuiscono nel loro modo, visto che non possono governare. Ci sta qualcosa che in qualche maniera ti ostacola rispetto a quello che è il tuo impegno? No, il nostro augurio è semplicemente che le opposizioni, che siano all'interno del Consiglio Comunale o che siano all'esterno del Consiglio Comunale, siano comunque costruttive, perché un'opposizione costruttiva non può far altro che giovare anche a noi come amministrazione, perché ad esempio abbiamo un progetto, tramite un'opposizione costruttiva il progetto può migliorarsi, possiamo perfezionarlo. Se vi è un'opposizione che invece è un'opposizione a prescindere, un'opposizione che è basata su preconcetti, tanto poi si diventa esclusivamente una questione di numeri, in cui se uno ha la maggioranza fa quello che dice, se non ha la maggioranza non lo può fare. E benissimo. Quindi si riduce a un gioco che non fa bene alla città. Non fa bene alla città, non fa bene neppure probabilmente al fegato di chi fa opposizione. Giuseppe, ti ringrazio, sei stato ringrazio davvero squisito in questa tua intervista, in quelle che sono state le tue dichiarazioni. Mi fa piacere che un giovane come te, 25 anni, lo voglio ricordare, ha le idee così chiare. Davvero mi sento orgoglioso. Grazie. Anche come elettore della coalizione vincente a Manfredonia, anche perché dobbiamo dirlo chiaramente, anche i giornalisti possono avere delle idee politiche, non riesco a capire per quale motivo quelli dell'altra parte le devono avere e quelli di questa parte, che poi sono pochi, pochissimi, si possono contare su una mano, non debbano avere delle idee, non debbano esprimerle, non debbano avere il coraggio di manifestarle. Noi lo facciamo tranquillamente, anche perché lo abbiamo sempre fatto. Grazie Giuseppe. Grazie Vincenzo, grazie a te. Bene, noi ringraziamo ancora una volta il vice sindaco di Manfredonia, Giuseppe Basta, per questa bellissima intervista e diamo appuntamento alla prossima occasione. Grazie.